Pino Masciari, imprenditore calabrese che ha denunciato l'Ndrangheta 15 anni fa e da 12 è testimone di giustizia. Pino continua a lottare quotidianamente contro l'Ndrangheta e assurdamente anche contro le istituzioni che dovrebbero garantire la sicurezza per lui e la famiglia. Pino Masciari ha dovuto ricorrere al TAR del Lazio perché nel 2004 il Ministero degli Interni, nella persona del sottosegretario onorevole Mantovano, ha firmato la revoca del programma di protezione per lui e la sua famiglia, motivando la decisione con il fatto che i processi erano terminati. Una motivazione falsa. È del gennaio 2008 la chiusura di un altro processo, questo a carico di Nicola Arena. Alcuni esponenti del suo potentissimo clan sono stati arrestati durante la recente operazione Ghibli, con sequestri in Lombardia e in Emilia-Romagna. Un giro d'affari di 30 milioni di euro. Sono loro che stanno mettendo le mani sui fondi europei per l'Expo 2015 e sui lavori della TAV. Tutti i soldi che dovrebbero essere di noi italiani. Sembra, insomma, che il passato di Pino Masciari stia diventando il presente di tutti noi. Un amaro presente. E non solo per gli italiani, tenendo conto delle parole dell'economista Loretta Napoleoni sul potere conquistato dall'Ndrangheta su scala planetaria. Un emigrato italiano, Salvatore Mancuso, in Colombia, diventato capo del gruppo parlamentare delle AOCI, oggi come oggi abbiamo la cocaina dal produttore colombiano al consumatore nelle discoteche europee. Questa è la situazione. La maggior parte di questo commercio è controllato da organizzazioni criminali legate alla Ndrangheta. A gennaio 2009 è stata emessa una sentenza del TAR che ribadiva la necessità di proteggere Masciari e la sua famiglia, ma da allora sono state spese solo carte e parole, difatti ancora nulla. Per questo motivo Pino aveva annunciato lo sciopero della fame e della sete, sospeso in un secondo tempo per rispetto alla tragedia abruzzese. Ora è pronto a ricominciarlo, immediatamente, se non arrivano risposte concrete. Pino chiede sicurezza e lavoro, un diritto che prima ancora della sentenza emessa gli spetterebbe come diritto costituzionale. Pino è costretto ad alzare la voce affinché venga rispettata la sentenza emessa del TAR, le delibere del Ministero dell'Interno e la Costituzione italiana. Pino ha spedito alle massime cariche dello Stato un documento nel quale specifica le ragioni che lo portano a un gesto estremo come lo sciopero della fame e della sete. Noi cittadini italiani ci sentiamo partecipi della sua vicenda, noi ci sentiamo lui e lui è uno di noi. È stato sottoscritto da molte persone questo comunicato. Lo Stato in tutti questi anni non ha mai dato seguito alle sue parole. Sicurezza? Promesse. Lavoro? Promesse. Rispetto? Promesse. Adesso aspettiamo che sia dato seguito con le azioni a queste promesse, che a oggi, dopo 12 anni, sono rimaste solo frasi scritte su fogli. Pino Masciari chiede aiuto a tutti noi, perché è nel silenzio che accadono le cose peggiori. Sosteniamo Pino. Aggiornatevi dal blog www.pinomasciari.org, lasciate un commento. Sottoscrivete l'appello e attuate le iniziative che gli amici di Pino Masciari propongono su www.difesapopolaremasciari.net. Ognuno di noi può fare qualcosa per la famiglia di Pino. Approfondite la sua storia e facciamo la nostra. Potrebbe capitare a chiunque di noi.